Dunque, torniamo al soggetto della scienza, un discorso della scienza di sistema Saturno che ha cominciato con la dottoressa Cerroni. E ovviamente io sono un americano e dunque ho bisogno di fare molta attenzione, di ascoltare in una maniera molto chiara, con molta attenzione, perché il mio italiano non è elegante come le altre persone qui, come i miei colleghi. Ma voglio parlare di un problema specifico, e questo è un problema di ciclo di metano sulla superficie di Titano. Una delle grandi domande prima di Cassini è stata quale ci sarebbe un ciclo di metano nell'atmosfera e superficie di Titano. Perché 60 anni fa un astronomo, Kuiper, ha scoperto metano nell'atmosfera di Titano con un osservatorio a Texas, un telescopio. E dopo c'era Voyager 1, che ha fatto un transito, breve transito di Titano, 1980, e scoperto questa grande atmosfera, ma non poteva vedere la superficie di Titano, era impossibile, troppo smog, letteralmente. Dunque, era il ruolo di Cassini di scoprire questo ciclo di metano, e questa è la cosa che voglio spiegare. Prima cosa, un breve esame. Alla parte della scherma qui, alla sinistra, che cos'è? Va bene, perfetto. E alla destra? Luna a destra, ok, perfetto. E nel mezzo? E Titano, sì. Il punto è grazie, perfetto. 100%, sì, ok. Questo è importante di rendersi conto che Titano è molto più piccolo della Terra, ma più grande della nostra Luna. E dunque è un mondo un po' meno grande di Marte, infatti. Ma Titano ha un'atmosfera e la capacità di tenere questa atmosfera perché è così lontana dal Sole, 10 volte dalla distanza tra il Sole e la Terra. Okay, sta 10 volte più lontana dal Sole e per questa ragione è molto freddo. Voglio cominciare con la Terra e con il ciclo idrologico, the water cycle in inglese. E quante persone hanno studiato il ciclo idrologico in geologia con mano? In scienza? Devono insegnare questo alla scuola, eh? Ok, purtroppo. Va bene, io posso urlare più di voi, infatti. Le cose particolari del nostro pianeta, ovviamente, è la vita, ma ci abbiamo la vita grazie all'acqua. Senza acqua non c'è la vita, ok? Dunque, questo ciclo idrologico è una cosa particolare del nostro pianeta. Ci abbiamo questo grande oceano con acqua e con sale, c'è evaporazione di acqua e c'è anche, grazie alla vita, c'è evapotranspirazione delle alberi, piante, eccetera. E dunque questa acqua va nell'atmosfera, nostra atmosfera, questa è la Terra, e praticamente la nostra atmosfera è un magazzino per questa acqua. Non molto, perché il magazzino più grande ovviamente è l'oceano. Ma qui è possibile di avere condensazione, nuvole, temporali, precipitazione, piogge, neve, eccetera. E con questa precipitazione ci abbiamo acqua dolce, e questa acqua dolce fa di correre dal fiume, i piccoli fiumi, eccetera, per finalmente arrivare ancora una volta all'oceano. E questo è il ciclo. E c'è anche acqua sotterranea qui, sotto la terra, sotto le superfici.
E devo dire che questo è l'unica pianeta che sappiamo con un ciclo come questo, perché Venere è troppo caldo per acqua, e Marte è troppo freddo, infatti c'è ghiaccio, ma è liquido e non è impossibile, ma molto molto difficile, solo in alcuni posti si può trovare acqua liquida sul Marte. Dunque, la domanda è così: potrebbe essere un altro ciclo come questo in un altro pianeta o corpo nel nostro sistema solare? Ok, arriva Titano. Titano è molto lontano dal Sole, ovviamente è troppo lontano per acqua liquida. Infatti l'energia solare che Titano riceve è 1% del che riceviamo qui sulla Terra. È molto basso. Avere un giorno con sole sul Titano vuol dire praticamente un periodo di tramonte sulla Terra, è molto molto scuro. Nonostante questo, c'è la possibilità di un ciclo non di acqua ma di metano. Dottoressa Ceroni ha parlato di sistema di Saturno dove sta Titano. Titano è molto più grande degli altri corpi nel sistema di Saturno, ma ci sono due altri corpi con la stessa grandezza di Titano. Ma questi tutti e due stanno nel sistema di Giove. Uno qui è Callisto e questo è Ganimede. Questi sono i tre lune più grandi nel sistema solare. Ma il punto importante è che Titano ha una grande atmosfera, molto denso. Non c'è un'atmosfera attorno a Callisto o Ganimede. Ma questi tre gemelli praticamente hanno la stessa massa e la stessa grandezza, e dunque la stessa densità. Con Callisto e Ganimede, grazie alla mancanza di un'atmosfera, era possibile di determinare la composizione della loro superficie. Infatti c'è molto acqua, acqua nella forma di ghiaccio, ghiaccio qui e ghiaccio qui. La densità di Callisto e Ganimede è doppio la densità di acqua nella forma di ghiaccio. E dunque questo vuol dire che al centro di questi corpi c'è le rocce. C'è il materiale composto di silica, di ferro, eccetera. E per questa ragione pensiamo la stessa cosa per Titano, che Titano è un corpo di ghiaccio e rocce, tutte e due, con le rocce al centro, ghiaccio attorno. Ma la cosa diversa di Titano ovviamente è l'atmosfera. L'atmosfera di Titano in un certo senso riassomiglia all'atmosfera della nostra Terra, perché il gas primario è azoto. Qui ovviamente abbiamo bisogno di ossigeno, ma ossigeno non è la maggior parte di nostra atmosfera. Nostra atmosfera la maggior parte è azoto. E anche la stessa cosa per Titano, ma il gas secondario è metano, come ha scoperto Voyager 1 e questo astronomo Kuiper. Questo è un profilo di temperatura, la quota in chilometri, temperatura in Kelvin. Per la Terra cominciamo con una temperatura 280 su superfici, più alto, più basso la temperatura, finalmente a una quota di 12 chilometri, c'è un cambio e la temperatura comincia a crescere. Titano ha lo stesso profilo, ma molto più estensivo, molto più grande, perché la gravità di Titano è molto meno quella della Terra, e dunque questa atmosfera e la temperatura cambia in una maniera molto più sottile, molto più debole. E dunque il punto di cambio di direzione di temperatura è a 40 km, non è a 12 km. E qui si può vedere che la temperatura alla superficie di Titano è solo 94 Kelvin.
meno 179 gradi. Freddissimo, eh? Ok. Ma è una temperatura perfettamente adattabile per metano, metano liquido, infatti, per caso. Ok, queste erano le cose che abbiamo saputo prima di Cassini. Ma per scoprire un ciclo di metano, abbiamo avuto strumenti a bordo Cassini. Dottore Flamini ha spiegato questo. E dunque si può vedere ancora una volta il Cassini, il Saturn Orbiter, qui. Il sonde di Huygens Probe. E ci sono 12 strumenti qui e 6 strumenti al sonde di Huygens. E anche abbiamo parlato molto di questo. Volevo dire ancora una volta che la parte qui, l'antenna, la parte di radar è fatto qui in Italia. Anche parte di due di altri strumenti. Allora, con questo spacecraft possiamo andare in caccia per il ciclo di metano sul Titano. Perché con il radar abbiamo la possibilità di penetrare questo smog di Titano per vedere le superfici. E questo è un esempio. Queste strisce qui sono immagini di radar. Il radar fa di creare immagini in queste strisce. Ok? Sotto questi si può vedere immagini di superficie di Titano grazie alla camera a bordo Cassini Orbiter, ma la risoluzione qui è molto più peggiore di quella di radar, e questo è grazie a questo smog. Perché Titano ha smog? Non ci sono macchine, industria, centralino sul Titano. È grazie a metano, perché quando metano sta esposto a raggi ultravioletti grazie al sole, c'è una chimica, c'è una reazione chimica, e questo fa di creare nuove molecole organici che dopo creare un po' di smog. Infatti questi fa di condensare per creare un strato molto molto grande di smog. E parliamo più tardi. Ok, dunque questa è la missione di Huygens, e volevo far vedervi un piccolo film al soggetto della discesa di Huygens. Queste sono alcune di immagini durante la discesa, e questo è il sonde sulla superficie di Titano. La cosa importante è che questa superficie non è un mare di metano. Infatti sembra molto secco, senza metano, ma infatti non è. C'è metano qui, e spiegherò in un momento. Dunque, con questi due spacecraft possiamo investigare la possibilità di un ciclo. Allora, la prima cosa che vorremmo investigare è ci sono nubi di metano nell'atmosfera di Titano. Questa è un'immagine di Titano nel 2004, primo anno di missione di Cassini. E qui non si vede nubi, solo questo smog generale. 2009 Titano ha cominciato a cambiare. E questo è Titano 2009 durante una stagione diversa, stagione di autunno nella parte settentrionale e primavera nella parte meridionale. Questi sono nubi, e queste nubi infatti sono grandi perché loro hanno viaggiato migliaia di chilometri attraverso la superficie di Titano. Ma non sono nubi. Con questi temporali evidentemente c'era pioggia, che possiamo vedere qui. Ok. Queste tre immagini fanno una serie in tempo. Settembre 2010, ottobre 2010 e gennaio
in quest'anno, ok? Qui c'è un'area di Titano, questo bar è 1000 chilometri, ok? Queste sono immagini del camera a bordo Cassini. E si può vedere questa area qui. Ok, prima di questo episodio di nubi, l'area qui era abbastanza chiara, ok? Nell'ottobre, dopo il transito di questi nubi, si può vedere qui è diventato molto più scuro in questa area. Praticamente la parte centrale è diventata un'isola. E in gennaio, dopo 3 mesi, praticamente è cambiato al punto iniziale. Diventato lo stesso come settembre 2010. Perché questa area è diventata scura? Cosa succede quando si mette liquido, acqua per esempio, nel sabbia? Diventa più scuro, infatti, ok, per una camera. E dunque, la nostra interpretazione, che abbiamo scritto in una rivista di Science, è infatti che c'era un grande flusso di liquido, che ha fatto di creare un'area molto più scura per almeno alcuni mesi. Praticamente un nubifragio, in un senso, un temporale. Ma potrebbe essere acqua? A una temperatura di meno 180 gradi, praticamente, no, è impossibile. Eh? Invece, questo ha bisogno di essere metano liquido. E infatti, in questa area qui, questo non è molto chiaro, lasciami vedere da qua. Ah, meglio da qua, ok. Nell'area di Huygens, dove è arrivato Huygens, c'era una serie di fiumi, di valli, valletti infatti, che riassomiglia a piccole valli sulla terra. E infatti questa è un'indicazione di pioggia, di erosione grazie al liquido. E ancora una volta immaginiamo che questo non è acqua, ma invece è metano. Metano liquido. Ma questo non è un prova, questo è un'ipotesi. Eh? E come possiamo determinare se questo è acqua o metano? Perché l'unica cosa che possiamo osservare è queste fitture, queste cose, queste valli. E la parte di superficie che è diventata più scura. Ovviamente abbiamo bisogno di un po' di chimica. Scusami. Ok. E infatti c'è un strumento sul Huygens che ha fatto di identificare metano proprio nell'area dove è arrivato il sonde di Huygens, l'atterraggio di Huygens. Ok? Prima cosa è che in questa area, questa è un'immagine di area dove Huygens è arrivato, e qui si vede praticamente un'area di sorgente. Qui ci sono questi valli. E al sito dove è arrivato Huygens ci sono le rocce, piccole rocce, ma molto, non molto puntate, molto sferico, che indica che loro vengono portati dal liquido, ancora una volta. Ok. Ma la cosa importante, il smoking gun per metano, è questo. Sotto il corpo di sonde di Huygens c'era un piccolo tubo per permettere il flusso di gas per entrare per un strumento che si chiama un mass spectrometer o un mass spettrometro, di determinare la composizione di questo gas. E quando Huygens ha atterrato sulla superficie di Titano, questo tubo ha fatto di contattare il superficie, il fango di superficie di Titano. Ok, e cosa ha trovato?
Con questo mass spettrometro abbiamo scoperto metano subito sotto la superficie di Titano, perché questa è l'abbondanza di metano e questa è la quota, l'altitudine di questa misura. Qui è l'atterraggio di Huygens, questa è una serie in tempo, e qui si vede una crescita di abbondanza di metano nell'atmosfera di Titano. Questo è nubi di metano. Qui siamo sotto il livello di nubi, di nuvole. Qui abbiamo l'atterraggio e subito dopo l'atterraggio, subito dopo questo sonde ha fatto così, con questo tubo. Cosa è successo? C'è una crescita di metano, una grande crescita qui. Subito dopo questo contatto, metano è cominciato di evaporare proprio dentro questo tubo. E questo vuol dire che il solio di, il fango qui, il solio di attorno il sito di atterraggio è pieno di metano, pieno di metano. Okay? Questa è un'immagine qui, questa è un luce artificiale per fare spettri. Chi può vedere questo piccola cosa qui? Con mano, poi, ok. Questa goccia non è qui, ok? Dopo alcuni minuti si può vedere questo. È una goccia di metano, ha bisogno di essere una goccia di metano, perché era durante il periodo quando c'era questo flusso di metano dentro l'istrumento. Ok, dunque c'è metano. In un'altra parte di Titano ci sono questi fiumi. Questa è un'immagine di radar e si può vedere qui queste valle, questo grande fiume. Non sappiamo se c'è metano qui in questo momento, ma evidentemente c'era metano a un certo tempo, non molto lontano, è molto recente. Questo sembra un po' disorganizzato, ma è importante di rendersi conto che la risoluzione di radar è limitata, perché l'orbiter di Cassini ha bisogno di stare più di 1000 km dalla superficie di Titano, grazie a questa atmosfera. E dunque è difficile di vedere questi fiumi. Per esempio, questa è un'immagine di radar nell'area di Lazio. Lazio fa parte d'Italia. Puoi sapere questo. Sì, ok. E qui si vede alla stessa risoluzione di radar di Cassini, un lago, mare, ma dove ci sono i fiumi? Non c'è. Infatti la risoluzione di questa immagine è 20 metri. E a 20 metri si può vedere tutti questi fiumi, il flusso di acqua, eccetera. Con Titano purtroppo non possiamo fare immagini come queste, semplicemente perché Cassini ha bisogno di stare molto lontano da Titano. Questa immagine della Terra è fatta da un satellite che stava 200 km dalla Terra. Con Titano abbiamo bisogno di stare molto più lontano per evitare di bruciare Cassini. Ok. Nonostante questo possiamo fare bellissime immagini di laghi e mari. Questo è il polo settentrionale di Titano, questo è un grande mare, si può vedere anche fiumi qui, questa è un'immagine di radar. Questo è uno dei grandi mari di Titano, l'Igea Mare. Questo bar è 100 km, questo è 500 km in totale. E qui si vede l'Igea Mare ancora una volta, allo stesso scala si vede un parte d'Italia dove vivete, okay? C'è Liguria, Piemonte, eccetera. Ci sono tre di questi grandi mari, e in questi grandi mari c'è più metano che sappiamo esiste nella nostra terra, 10 volte l'abbondanza di metano e etano che esiste sulla Terra, forse 100 volte. E questo è un grande abbondanza di metano e etano. Infatti
In questi laghi o mare è possibile di utilizzare Cassini per fare i spettri per identificare non metano ma un molecolo similare a metano, etano. È anche possibile di vedere una riflessione speculare di uno di questi laghi, Kraken Mare, che si vede qui, quando c'è un allineamento tra il Sole e il spacecraft e uno di questi laghi, è possibile di vedere una riflessione speculare. Dunque, liquido. Ok, dunque, possiamo concludere che c'è un vero ciclo metanogenico sul Titano. Ci sono grandi mari. C'è evaporazione per creare nubi di metano. Ci sono temporali, nubi fragili, abbiamo visto questi. Ci sono fiumi e aree di ruscellamenti sulla superficie di Titano, abbiamo visto questo con Cassini. E abbiamo evidenza che c'è anche un flusso di metano sotterraneo. Non ho tempo di spiegare l'evidenza per questo, ma c'è vera evidenza. Finalmente, questi corpi di metano non sono puro, c'è anche etano, propano, eccetera, perché c'è un ciclo di chimica che vediamo. Questo è un spettro di atmosfera di Titano nell'infrarosso, questo è lunghezza di onde, questo è radianza. E qui vediamo acetilino, etano, propano, CO2 e tanti molecole con carbone. L'origine di queste molecole è un problema di chimica. Ci sono raggi ultravioletti che arrivano dal Sole. Quando loro arrivano, loro hanno abbastanza energia di rompere il legame di idrogeno e carbone in una di queste molecole di metano, letteralmente di rompere questi legami. E chi ha seguito chimica da questo punto in scuola? Chimica? Ok. Cosa succede quando si fa di rompere un molecolo molto stabile? I frammenti... Ok. Una persona. Cosa succede con questi frammenti? Sono molto reattivi, sì? Fanno molto reazione, reattivo. Va bene, ok. Dunque, questi frammenti fanno di combinare in altre molecole, etano e acetilino. L'idrogeno è perso idrogeno perché scappano nel spazio, troppo leggero. E abbiamo queste due nuove molecole che infatti creano lo smog di Titano. Ma finalmente loro scendono per diventare un parte di superfici e anche con azoto è possibile di creare altre molecole, HCN, nitrili, eccetera. Un vero laboratorio organico nell'atmosfera di Titano. Dunque, finalmente, il ciclo di metano sul Titano, non solo nubi, laghi, ma anche c'è un chimica qui che fa di distruggere metano in un tempo molto corto, 30 milioni di anni, 40 milioni di anni. Sembra lungo, ma l'età del nostro sistema solare è 4 miliardi di anni. Dunque, deve essere un sorgente di metano sotto la superficie. In questo momento siamo in caccia per scoprire, per trovare questo serbatoio di metano sotto la superficie di Titano. Ok, dunque voglio chiudere per enfatizzare che grazie a Cassini sappiamo che Titano, come la Terra, è un mondo con un ciclo
di liquido, di gas, ma invece di acqua e metano. Venere e Marte no, solo la Terra e solo Titano nel nostro sistema solare. E dunque si può chiedere, dentro questi laghi, questo è un dipinto ovviamente, potrebbe essere la vita? Una forma della vita che può esistere nel metano liquido invece di acqua? Voglio lasciarvi con questa domanda, ma speriamo nel futuro di investigare questa possibilità con una nuova missione che chiamiamo Titan Mar Explorer, che in questo momento NASA sta considerando per un lancio nel 2016, c'è in competizione con altre missioni. Ma questo è molto semplice, di spedire una versione di Huygens, ma invece di fare un atterraggio nella parte equatoriale, di finire nel uno di questi laghi di Titano per determinare composizione. E devo dire che per me Cassini è una missione molto romantica, ma anche romantico è l'idea di mettere in uno di questi grandi mari, in un mondo molto lontano dalla Terra, un vero nave per investigare le possibilità della vita, la chimica, altre cose. Dunque, finisco questo discorso con un po' di rumore e anche il cellulare, grazie. Un po' di rumore e anche con questo poema di Swinburne. E non provo di spiegare questo in italiano, perché la poesia è molto difficile. Lui era scozzese, inglese scozzese, difficile. Ma infatti questo è un mare a un'altra parte del sistema solare. Forse un giorno, quando siete scienziati o all'università per il dottorando, forse questa missione sarà un corso per arrivare a uno di questi grandi mari sul Titano. Grazie mille. Quanto succederà cosa succederà quando tutto questo metano va convertito nel etano, eccetera, eccetera? L'atmosfera di Titano diventerà molto chiaro, ma sembra una cosa strana che vediamo l'ultima percento di questo metano nella storia di Titano. Evidentemente c'è un serbatoio di metano sotto la superficie che continua di immettere più metano nell'atmosfera. Non abbiamo osservato questo evento, ma è difficile di immaginare che questo è l'ultimo pezzo di metano, che ovviamente c'è una grande abbondanza sotto la superficie. Speriamo di scoprire questo con Cassini prima di fine di questa missione. Speriamo. Perché Ganimede non ha un'atmosfera? Perché Ganimede, essendo una massa simile, superiore a Titano, non ha un'atmosfera? Ok, la domanda è perché Ganimede, più grande di Titano, non ha un'atmosfera? Questa è una domanda importante, non sappiamo la risposta. Una possibilità è Giove più vicino al Sole. Dunque, durante la formazione di questi satelliti la temperatura è più alta. È troppo alto per intrappolare metano nel ghiaccio, nel materiale che è composto Ganimede. E dunque Ganimede non ha ricevuto metano o azoto per creare un'atmosfera. Forse non ha serbatoio. Infatti, sì, forse. Forse c'era e ora non c'è, sì. C'è un terzo. Come si giustifica questa grande abbondanza di metano su Titano, che pare 10 volte superiore a quella della Terra? Ok, come possiamo giustificare questa abbondanza?
È semplicemente una calcolazione. Sappiamo la grandezza di questi laghi, abbiamo un'indicazione della profondità di questo, perché il radar può penetrare sotto la superficie di questi laghi. Metano è quasi trasparente per metano. Dunque, nell'area che è molto, molto scuro, evidentemente la profondità è più di metri, alcuni metri. Quando si fa questa calcolazione, arriva a un numero che è molto più grande di stimare, come si chiama, estimates? Stima di abbondanza di natural gas, di metano, di GPL, che stanno sotto la terra di nostro pianeta. Ovviamente è possibile che c'è più nella terra che non sappiamo, ma il serbatoio saputo si può calcolare per la terra, è molto meno dell'abbondanza nel lago di Titano. Lei ha detto che questa atmosfera ha una vita relativamente breve, però prima, visto che prima di questa atmosfera, cosa c'era? Perché Titano non è un satellite giovane, o sbaglio? Ok, la domanda è che se l'atmosfera sia molto breve, abbia avuto un duro molto breve, cosa c'era prima di questa atmosfera? Secondo me questa atmosfera non è giovane, c'era un'atmosfera per sempre sul Titano, almeno azoto, perché azoto è stabile. Ma la questione è metano. C'è un'abbondanza molto più grande nell'interiore di Titano, per esempio, di metano. E per me questo sembra ovvio, perché è difficile di immaginare che osserviamo Titano in un punto particolare, un tempo particolare, quando c'è metano. Non fa senso che viviamo in un periodo speciale, particolare. Potrebbe essere così, ma forse no. Dunque, deve essere una grande abbondanza di metano nell'interiore di Titano. Dal tempo in tempo esce dall'interiore per rifornire l'atmosfera. L'altra possibilità è che per miliardi di anni c'era solo azoto. E Titano sembrava un pianeta solo con azoto, chiaro, senza organici. Non possiamo eliminare quella possibilità.